grazie di essere qua. Oggi presentiamo una focaccia semplice che potete anche realizzare tranquillamente a casa, sia con la vostra planetaria oppure anche manualmente senza nessun problema. Ora la ricetta praticamente è basata su 500 g di farina miscelata a 250 g di semi e 250 g di integrale. E se avete lievito madre, se riuscite a utilizzare il lievito madre, noi lo utilizziamo al locale, mettiamo 30 g di lievito madre o in sostituzione, che male comunque non fa, del lievito compresso, quello di birra che trovate comunque al supermercato. Vengono messi all'incirca 2-3 g, non di più. E poi l'acqua, 280 ml d'acqua su 500 g di farina complessiva e 10 g di olio. Questo è il risultato finale. Si mette una pellicola per andare, si mette a riposare dai 20 minuti alla mezz'oretta. Si formano poi dei panetti da 270 a 300 g per la focaccia e si mettono a riposare in dei contenitori 2-3 ore, 4 ore più o meno a temperatura ambiente, dopodiché vengono messi in frigorifero. L'indomani praticamente possono essere utilizzati come si escono dal frigo, sempre tutte le prime, si riporta a temperatura ambiente, si allarga praticamente la focaccia e si mettono anche nel forno di casa tranquillamente a 240-250 gradi, dopodiché poi si aprono a metà queste focacce e si possono farcire come si vuole. Allora salutiamo il maestro Ignazio Barcella che ci ha deliziato con questa spiegazione.